prima di passare la parola a Luca Lunghi, anche lui una atleta italiana, ferrarese, che ha partecipato alle Paralimpiadi di Rio. Adesso so che Nicola, prima di passare la parola a Luca, voleva dire una cosa ancora. Intanto preparo il filmato di Luca. Scusate, mi sono dimenticata di farvi vedere due medaglie, perché mi sono dimenticata prima. Questo è una medaglia d'argento che è 200 metri di corsa. E questi sono le medaglie d'oro. Facevo titolo, giusto mamma? Faccio delle staffette, salto lungo, faccio il peso. Poi ho fatto mondiali, ecco, ho fatto questi cose qui e ho questo titolo delle parole che ha detto la Giulia, dovete fare come noi, che abbiamo un carattere molto forte noi, la squadra d'Italia, dovete andare avanti anche voi, dovete andare le vostre strade e forza e buon Natale a tutti voi. Vai Luca. Sì. Giusto per introdurre un attimo Luca, Luca e Nando, diciamo tutti e due lavorano a PUS, no? Lavorano, hanno fatto gli atleti, fanno ancora gli atleti. E non per questo, proprio perché sono anche saranno anche due attori principali per quello che l'università vorrà fare, i percorsi che vorrà prendere per i propri studenti all'interno di questo protocollo di intesa e di queste azioni che vogliamo intraprendere verso i nostri studenti. Quindi è per questo che ci sembra importante anche la testimonianza di Luca. Grazie Alessandro. Ho preferito alzarmi non tanto per vedere le persone che sono in fondo, ma proprio per creare un po' di disturbo al cameraman, perché così vado avanti e indietro, lui non riesce a seguirmi, che scappo. Sì, lascio pure questa slide. Ringrazio sempre l'università, in particolar modo Alessandro e il suo gruppo. E ringrazio loro di invitarci durante queste giornate per poter parlare di noi, per poter parlare della nostra esperienza. Oggi io vi parlerò di Paralowing, in quanto io ho 41 anni, sono un ingegnere di materiale laureato qui all'Università di Ferrara, con una tesi relativa ai materiali compositi usati per la costruzione di queste barche. Da più giovane, vorrei dire dall'età di 18 fino a 23 anni, ho partecipato a circa 7 mondiali di cabotaggio nella categoria di non dotati. Però in quanto io non nascito ho avuto una paralisi ostetrica all'alto braccio destro, sono stato... Devi tenere anche questo, perché altrimenti... Due? Difficilissimo. A causa di una paralisi all'arto destro sono stato altresì classificato come atleta pararowing, quindi atleta canottiere che può fare le gare di canottaggio riservata ad atleti diversamente abili. Quindi nel 2013 il responsabile tecnico della squadra nazionale si è tra virgolette ricordato di me e mi ha detto: Luca, che cosa ne pensi di rientrare a vogare e di far parte della squadra di canottaggio pararowing che prenderà parte alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016? E ho detto: vabbè, dai, tanto non ho nulla da fare, insomma, ho un lavoro che mi occupa 10 ore al giorno piuttosto che una famiglia. Ho detto: vabbè, ci voglio provare. E quindi sono rientrato dentro al gioco. Parliamo di pararowing, quindi disciplina del canottaggio riservata ad atleti diversamente abili. Ho pensato di
di realizzare questa presentazione inserendo alcune slide che spiegano un po' le diverse categorie del pararowing. Allora, si parte dalla categoria in singolo, 1x, AS significa arm and shoulder, significa che gli atleti possono utilizzare solamente le braccia e le spalle. In questo caso noi qua vediamo i componenti della squadra olimpica, qui vediamo Fabrizio e vediamo Eleonora con le loro imbarcazioni. Ma pararowing significa anche uomini, significa storie, significa spesso drammi. Eleonora in pratica è costretta, tra virgolette, alla sedia a rotelle. Lei si dice che chi usa le sedie a rotelle si chiamano i carrozzati nel gergo proprio familiare. Quindi Eleonora è carrozzata a seguito di incidente automobilistico. Fabrizio, anche lui, carrozzato, e quindi motivo per cui possono utilizzare solamente le braccia e le spalle, in quanto sono fissati con una fascia al busto. E dicevo, Fabrizio, lui era un atleta che gli piaceva molto fare le immersioni. Lui a meno 30 metri ha trovato un'altra persona che era rimasta senza ossigeno, quindi insieme hanno condiviso la stessa bombola di Fabrizio, però hanno dovuto accelerare la risalita. Quando sono saliti, in pratica sembrava che tutto fosse andato bene, ciao 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 ciao, però Fabrizio dopo 2 giorni è dovuto andare all'ospedale in camera iperbarica, e quando si è risvegliato si è trovato con in pratica non più l'uso delle gambe. Anche loro hanno partecipato alle Paralimpiadi. Fabrizio è arrivato secondo in finale B e Eleonora è arrivata terza in finale B. L'altra slide, Alessandro. Qui abbiamo un'altra tipologia di imbarcazione, si chiama 2x, significa doppio, TA, che significa trunk and arm, e in questo caso la disabilità è relativa al non utilizzo delle gambe. Pararowing, quindi sport completamente di inclusione, la barca è mista. Quindi abbiamo un uomo, abbiamo Daniele, al numero 2 a prua. Daniele ha avuto un incidente sul lavoro, in pratica lui lavorava in un cantiere, è cascato, è crollato una gru e quindi ha avuto dei problemi alle gambe, mentre Anila, anche lei, ha avuto un incidente stradale. Loro non sono riusciti a qualificare la barca l'anno scorso per le Paralimpiadi, quindi praticamente non sono venuti a Rio de Janeiro. Comunque due validi atleti che sicuramente vorranno rifarsi per Tokyo 2020. Dopodiché, prossima slide, arriviamo a noi. Questo è il 4Con LTA Mix. 4Con significa 4 vogatori ed un timoniere. Lì mi vedete a capovoga, cioè davanti, colui che dà il ritmo. E in fondo, giù in basso a destra, vedete il timoniere, che nel nostro caso è stato Pepinelle di Capua, ossia il famosissimo timoniere degli Abbagnale. Anche lui nel 2013 ha deciso di seguire, ha dato disponibilità a partecipare a questo progetto. Scusate. Ed è venuto con noi fino a Rio de Janeiro. Pepinello di Capua, grande uomo, grande compagno, grande maestro, grande tutto. E lì vedete la barca che ha disputato i mondiali di settembre 2015, mondiali che servivano per la qualificazione poi per Rio de Janeiro di quest'anno. Ok, ci sono io a capovoga. Poi c'è Tommaso, perché poi durante i raduni, durante gli eventi insieme, cioè, con queste persone io ci ho vissuto praticamente per 3 anni, e tra raduni eccetera, cioè, vedevo più loro che la mia fidanzata, quindi potete ben capire
i legami che si instaurano durante questi momenti. E Tommaso ha avuto un incidente anche lui stradale, praticamente ha fatto uno scontro, lui era in scooter, ha fatto uno scontro con un pullman e si è spezzato i polsi di entrambe le mani. E ne parlavamo, insomma, delle nostre cose. Tommaso mi ha detto sì, perché era un periodo in cui andavo troppo veloce, cioè mi sono reso conto che la vita la stavo conducendo in maniera troppo veloce senza controllo e mi sono, diciamo, a un certo punto la vita mi si è rivoltata contro. E questa è stata un po' emblematica perché, insomma, anche noi a volte ci muoviamo, facciamo le cose senza troppo pensare, quando forse varrebbe più la pena rallentare e pensare veramente cosa siamo, cosa vogliamo fare e cosa rappresentiamo anche per gli altri. Dopodiché, al carrello numero 3 dietro c'è Lucilla. Lucilla purtroppo ha avuto un incidente con uno sport che anch'io pratico, che è il kite surf. In pratica ha perso il controllo della vela e si è scontrata sugli scogli, quindi si è lesionata le caviglie. Dopodiché, al numero 4 c'è Paola, che lei è campionessa paralimpica 2008. Paola ha avuto un incidente e ha perso l'utilizzo del braccio sinistro. Quindi in questo caso vedete che gradi diversi di disabilità permettono comunque, consentono comunque la capacità di fare in modo che equipaggi di disabilità più o meno simile si possano confrontare tra di loro. Non sarebbe plausibile farci gareggiare, cioè il 4 con contro atleti che praticamente sono sulla sedia a rotelle. Quindi dicevo, questo qui è l'equipaggio che l'anno scorso in Francia si è qualificato al quarto posto. Ha un soffio quindi dalle medaglie. Prossima slide, grazie. Lo rivedete sopra. E quindi tutti assieme agli allenatori, assieme alla squadra di Pararowing, si è detto vabbè, affrontiamo l'inverno 2015, cerchiamo di affinare un po' le armi, cerchiamo di sincronizzare ancora di più tutto l'equipaggio per poter cercare di ambire una medaglia e per poter puntare al podio poi per Rio de Janeiro. Però ahimè, come poi sempre accade, capitano degli eventi negativi, per cui poi è anche necessario poi essere in grado anche poi di rialzarsi. Tant'è che quindi l'evento negativo nel nostro caso è stato che purtroppo ad aprile 2016, quindi a tre mesi prima della finale olimpica, in pratica una vogatrice, Lucilla, è stata fermata per motivi medici. E quindi praticamente siamo rimasti senza una vogatrice. Anche Paola ha avuto dei problemi, per cui tre mesi prima della finale abbiamo dovuto cambiare il 50% dell'equipaggio. Il 50% di un equipaggio di canottaggio significa cambiare il 50% degli strumenti di un'orchestra. Perché? Perché un equipaggio di canottaggio funziona come un'orchestra, cioè tutti hanno il proprio compito, tutti bisogna muoversi, pensare, lavorare e vogare nello stesso modo, differentemente si possono avere delle problematiche. Fortunatamente, diciamo, siamo riusciti ad inserire due, tre virgolette, riserve, due ragazze che comunque avevano continuato ad allenarsi, ma che non avevano fatto il percorso degli altri componenti della barca. Comunque ci abbiamo creduto fino alla fine, abbiamo inserito quindi, come potete vedere, a capovoga c'è Florinda, che è non vedente a seguito di una malattia. Lei dall'età di 7 anni ha incominciato a perdere la vista fino attualmente, che ci vede veramente poco. E lo stesso al numero 4 c'è Leonora, e anche lei è ipovedente. Prossima slide. Quindi, come dicevo, alla fine
il nostro risultato è stato quello di arrivare decimi in assoluto, quindi vuol dire quarti in finale B e decimi in assoluto. Il che, se uno considera il risultato di per sé, io sono il primo a dire che è veramente, cioè, un risultato scadente, considerando che gli equipaggi partecipanti alle Paralimpiadi eravamo in 12, tra cui gli ultimi due equipaggi ad invito, che uno era lo Zambia e l'altro era lo Sri Lanka, insomma, non è un risultato da, insomma, che possa essere contemplato positivamente. Però se uno considera tutto il percorso, se uno considera tutto il lavoro che è stato fatto per arrivare a quel risultato, se uno valuta anche quanto il nostro impegno sia stato apprezzato, perché comunque noi siamo stati seguiti fino alla fine, tutt'oggi io continuo a ricevere degli inviti a partecipare ad eventi come oggi. L'altro ieri ero nella Darsena di San Paolo a fare alcuni filmati con la RAI, quindi se uno considera tutto questo, comunque posso dire che ne vale veramente la pena. E poi alla fine vede che comunque, ok, ognuno di noi è un disabile, magari tanti anche qua dentro la sala comunque possono essere disabili, ma questo non importa, perché comunque nel momento in cui viviamo un momento negativo, nel momento in cui ci siamo deboli rispetto agli altri, possiamo comunque considerarci dei disabili. Questa è la squadra, la prossima slide. E quindi questo poi è stato l'evento che l'evento clou in pratica dell'anno, ma di tutto questo percorso che mi ha accompagnato dal 2013 fino a settembre, a settembre Rio de Janeiro, ma che comunque continua ad accompagnarmi. Perché come vi dicevo, il canottaggio posso dirlo di averlo vissuto e di viverlo a 360 gradi, quindi io poi ho allenato anche nel 2003 una società di canottaggio a Ravenna come main coach, e quindi tra allenatore, tra progettista di barche, tra dirigente, perché attualmente sono dirigente del CUS Ferrara, posso dire di aver vissuto il canottaggio veramente a 360 gradi. Ma quello che mi ha dato veramente di più a livello umano, a livello di conoscenza, è stato il fatto di poter condividere questi tre anni con queste persone fantastiche, per me fantastiche. Alessandro parlava di libri, in pratica tutta questa esperienza che mi sono sentito comunque e che mi sento di portare, diciamo, di rendere pubblica, è stato condensato in questo libro, che poi ne ho anche una copia in tasca, piccolo tascabile, non scrivo, cioè era la prima volta anche per me l'operazione di scrivere un libro, per cui dal 2013 io avevo deciso di scrivere un diario personale, ma tanto per poter segnare, diciamo, i momenti che io stavo attraversando in quei dedicati tempi. E questa sorta di diario è stato collezionato in questo libro, in cui poi ho inserito anche tanti aspetti miei personali, e in pratica ho reso pubblico questo libro, se fai nella prossima slide, per cui in pratica digitando in qualsiasi motore di ricerca via Parario 2016 è possibile aprire questa pagina ed è possibile acquistarlo. Quindi io non sto facendo una semplice marchetta, in quanto il ricavato di questo libro verrà utilizzato per l'acquisto di una barca da canottaggio di categoria S. Nella fattispecie, per ogni libro 5 euro verranno utilizzati per l'acquisto di una barca come quella di Fabrizio e di Eleonora. Questo perché? Perché a rientro da Rio ho pensato che comunque questo percorso doveva continuare, cioè non doveva finire a settembre. Questo percorso deve continuare e, diciamo, il prossimo step sarà quello di poter dotare il CUS Ferrara sezione canottaggio di una barca per l'attività di para-rowing.
Questo in quanto anche perché, come vi dicevo, sono dirigente del CUS Ferrara e sono orgoglioso anche di dire che sono il responsabile dell'attività per diversamente abili. Quindi stiamo cercando di passare il messaggio che l'università, il CUS Ferrara, deve anche aprirsi un po' di più all'attività diciamo per diversamente abili. Il fatto di dotare la sezione canottaggio con una barca per pararowing è certo un mezzo che poi diciamo un mezzo concreto per cui poi diciamo il progetto poi possa continuare, possa spianare la strada. Sì, quindi le ultime, solo per concludere, la sezione canottaggio si trova nella darsena di San Paolo, quindi praticamente di fronte alla nave. E se voi vedete, lo vedete abbastanza obsoleta, però comunque c'è un percorso di riprogettazione, grazie anche al fatto, insomma, della mia partecipazione alle Paralimpiadi, l'amministrazione si è un po' sensibilizzata, per cui con uno sforzo comune tra amministrazione comunale, CUS Ferrara e Regione, procederemo alla ricostruzione della sede nautica che pensiamo possa essere disponibile a fine anno prossimo, quindi fine 2017. Certamente questa nuova sede sarà dotata di tutti gli ausili per l'accesso anche ai ragazzi e agli amici diversamente abili e in quel momento di inaugurazione della nuova sede, insomma, il nostro progetto è quello di poter varare la barca. Quindi vi ringrazio dell'attenzione. Se avete la possibilità di supportare, certamente ci fa molto piacere e grazie ancora.